Buonasera criptomaniaci da Tonio Corriere di Bitcoin Superstar. Nello scorso video abbiamo visto quali sono le applicazioni che necessariamente dovreste avere sul telefono per intraprendere questo tipo di attività molto seriamente e oggi invece ci arriviamo ad un livello superiore. Perché? Perché molta gente mi chiede come fai a capire quali sono i momenti in cui entrare o uscire dal mercato, visto che il consiglio migliore che io possa dare e in generale su qualsiasi tipo di strumento finanziario è, avrò scoperto l'acqua calda, ma è entrare basso per vendere alto. Ok, ma invece al posto di star collegato 10 ore davanti al computer per beccare questi momenti, ci facciamo aiutare da due semplici applicazioni che io ritengo essere a un livello un pochino più alto rispetto alle basi che vedete qui in questa pagina. Andiamo subito a vedere quali sono queste due applicazioni. Sono Bitcoin Ticker Widget e Bitcoin Checker. Ok? Andiamo a vederla prima. Bitcoin Ticker Widget. Come vedete qui in alto a sinistra, puoi scegliere la valuta, il contro quale altra valuta posizionarla e la piattaforma dalla quale ricevere i dati delle valute. Ma andiamo a vedere praticamente come inserire un alerts. Allora, alerts più, allora qui dice Bittrex, ok, va bene, Bitcoin su USD. Io voglio che la piattaforma mi avvisi quando il Bitcoin è superiore ai 5.000 dollari. Ok? Vuoi essere avvisato una volta sola? No, persistentemente. Voglio che vibri il telefono ed emetta un LED. Ok? Va bene il default. Ok? Ha creato l'ordine insieme a tutti gli altri ordini che ho. Ad esempio, quello di avvisarmi quando il Ripple diminuisce del 5% per accumulare su esso, quando il Litecoin arriverà a 0,015, perché ne ho tanti. E ne vorremmo traslarne qualcuno sul Bitcoin, ok? Detto questo, quando il grafico arriverà alla definizione che io ho inserito, emetterà un cicalino che le prime volte non riconoscerai, ma poi imparerai a riconoscerlo per poi fare i movimenti che richiedi di dover fare, insomma. Dopodiché, andiamo a vedere Bitcoin Checker, molto più semplice. Più, andiamo su una delle molteplici, anche qui ci sono tantissime le piattaforme, una qualsiasi, dai, lasciamo quella di default, Bitstamp, voglio un alert su, vabbè, lasciamo il Bitcoin, qui come devo fare? Allora, enable alarm, inserire la condizione. Quindi mi devi avvisare quando il Bitcoin supera del 10% il valore attuale. Ok? Deve mettere un suono, una vibrazione e il LED. Ok, salva. On, già accesa. Il telefono. BTC 3484. Ok, il telefono mi avviserà quando questa condizione sarà emessa e quindi potrò operare le movimentazioni dovute. Ok? Il telefono deve essere uno strumento che lavora per noi, deve essere asservito ai nostri bisogni, ok? E non essere utilizzato solo per giocarci con le palline. Va bene? Detto questo, un abbraccio e al prossimo video. Ciao da Tonino Corriere di Bitcoin Superstar.